È la decima edizione del Memorial Luciana Cingolani che a Ciampino ospita una delle gare più prestigiose della Regione Lazio riservate alla categoria juniores. Fervono i preparativi infatti la SD ciclistica Luciana Cingolani con la collaborazione della SD Vessella Scorte Tecniche Ciampino Bike ha organizzato questo appuntamento di cartello. Ricordiamo infatti il patrocinio del Comune di Ciampino, della Regione Lazio, delle istituzioni sportive, la Federazione Ciclistica Italiana ed il Comitato Regionale del Lazio della Federciclismo. Quest'anno la gara è valevole quale prova per l'assegnazione del titolo di campione regionale 2019 categoria juniores, quindi per i corridori laziali c'è un motivo di interesse più per essere tra i protagonisti della corsa, la conquista della maglia di campione regionale. Ma andiamo ad ascoltare le sensazioni dei corridori in partenza. Ma è una gara molto nervosa perché ci sono strappi e salite, il percorso non è come quello dell'anno scorso ma è cambiato e vedremo, cerchiamo di far bene come squadra, abbiamo anche il laziale Davide Guarcini, punteremo su di lui. Una gara difficile sul muro che sicuro si deciderà negli ultimi giri. Vi aspettate? Ah, speriamo di piazzarci nei 10. Che gara sarà oggi? È una gara abbastanza dura, speriamo che si può far bene e niente, ho visto il percorso, è insidioso e farà la differenza man mano dell'andatura e si spera bene oggi. Novità principale di questa edizione del decennale è il percorso rinnovato che vedrà sempre via Mura dei Francesi, fulcro della manifestazione con partenza da qui e arrivo all'altezza della chiesa di San Giovanni Battista. Un circuito inedito di 16,4 km da ripetere 7 volte con i passaggi sul traguardo per un totale di 114,8 km per un dislivello di 1218 metri. Prima del via, decretato dal patron Ennio Berardi, il minuto di raccoglimento per sua moglie Luciana. Dunque, appena Ennio Berardi ha abbassato la bandierina dello start, la corsa si è subito accesa e i 100 corridori hanno iniziato il lungo percorso che li attendeva, quest'anno con qualche variazione. Il primo tentativo di fuga è stato quello promosso da Catello Dauria Daniello della Cycling UIR, Edoardo Crocesi, capo Bianchi Cycli Motors e Francesco Binetti della CPS Professional Team, ripresi intorno al chilometro decimo da un gruppo molto attento e poco propenso a lasciare spazio alle fughe. E al secondo dei 7 giri previsti, il primo traguardo volante se l'è giudicato Giulio Aducci della CPS Professional Team con il gruppo a breve distanza. Numerosi i tentativi di fuga con il plotone che ha concesso al massimo 30 secondi di margine. L'azione più significativa della parte centrale di corsa è quella che ha visto protagonisti Mario Iannone della CPS Professional Team, Emanuele Pellecchia del Pirata Terra Circe, Yamnuel Daniele del TLWF, Giuseppe De Laurentiis e Vini Fantini Sport Tour Freebike. Mario Iannone conquista il secondo traguardo volante in programma al quinto giro. I quattro raggiungono al massimo un minuto di vantaggio, ma il gruppo condotto dal team Coratti non concede ulteriore spazio ed inizia una lunga fase di recupero. Generosa anche l'azione di Emmanuel Daniello del team LWF, tra i più attivi sulla testa della corsa, che si aggiudica la speciale classica del Gran Premio della Montagna punteggio. Al passaggio all'ultimo giro sono solo 15 secondi di vantaggio per Iannone, Daniello, De Laurentiis e per Pellecchia, che proprio in prossimità del passaggio al contagiri perde contatto dal drappello di testa. Dunque si profila un epilogo in volata, i fuggitivi vengono ripresi, si viaggia a forte andatura verso il traguardo con il gruppo principale forte di circa 50 unità. In un tratto in discesa sull'Appia escono Nicola Secchiola, corridore della Fini Fantini Sport Tour Freebike, e Giulio Aducci della CPS Professional Team, ben protetti dai propri compagni di squadra, riescono ad arrivare sul traguardo di via Mura dei Francesi con una manciata di secondi. Nicola Secchiola, che ha impostato una volata lunghissima, va ad iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro del Memorial Luciana Cingolani. Seconda posizione per Giulio Aducci e sprint per la terza di Marco Mammiti in Coratti, che regola di pochissimo Luca Russo del Pirata Terra Circe.
E poi tutti gli altri, c'è stata anche una caduta nello sprint del gruppo di 25 metri dal traguardo, fortunatamente senza conseguenze, che però ha coinvolto diversi corridori. Le sensazioni degli atleti che sono saliti sul podio. Ce l'hai fatta? Sì, è stata dura, ho cercato di risparmiarmi il più possibile per il finale perché ci puntavo. Alla fine sono riuscito ad attaccare in discesa, andarmene e sono riuscito anche a arrivare. È stata dura, però sono contento del risultato. È stata una gara molto combattuta, fino alla fine eravate, il gruppo era molto unito. Sì, ci sono state più fughe anche con i miei compagni. Poi sul finale il team Corratti è riuscito a chiudere. E ci siamo giocati praticamente nell'ultima salita e nell'ultima discesa. Sì, diciamo che il mio compagno Mario Iannone ha provato ad anticipare il gruppo, poi quando l'abbiamo ripreso alla fine della discesa sul cavalcavia ho provato io e mi è venuto dietro Nicolas. Alla fine però non ce l'ho fatta con il ritmo. Ci abbiamo tirato fin da quando abbiamo attaccato proprio forte, quindi è andata così. Diciamo che la maglia campione regionale è un po' un obiettivo secondario, puntavamo più alla corsa, infatti quando c'è stata la fuga tutta la squadra nostra è andata a tirare, me compreso, poi però alla fine sono andati via, altri avversari, diciamo, non di squadra, si sono messi a tirare, però non abbiamo più presi. Se si arrivava in volata credo che oggi mi leva una bella soddisfazione. Abbiamo cambiato percorso perché il percorso dello scorso anno era molto pericoloso per i ragazzi, perché la papalina c'erano le radici degli alberi che uscivano fuori e 2 anni fa ci sono state anche delle brutte cadute. Di conseguenza abbiamo deciso di cambiare percorso per la loro incolumità. Un grande successo, alla fine possiamo dire che siete molto soddisfatti? Molto, siamo molto soddisfatti anche per il numero dei partecipanti. E ringraziamo tutti quanti perché per la collaborazione e per tutto quanto il resto. E infine una cerimonia di premiazione ricca e partecipata, quella che ha concluso il 10° Memorial Luciana Cingolani, presenziata da numerose autorità e personaggi del mondo del ciclismo. Il presidente del comitato regionale Antonio Zanon ha consegnato la maglia di campione regionale juniores del Lazio per il 2019 a Marco Mammì del Team Coratti. Tra i dirigenti del ciclismo laziali presenti Mauro Tanfi, vicepresidente e vicario del CRL della Federazione Ciclistica Italiana. Grandi firme. Sì, è una bella manifestazione che viene organizzata ormai da 10 anni. Per noi è un vanto perché è una delle più importanti. E danno come una continuità, una sicurezza anche per i ragazzi, tant'è vero che abbiamo voluto farla valida come campionato regionale, quindi il percorso si presta perché è una gara che viene comunque a dare un risultato sempre di notevole importanza proprio per i corridori che vi partecipano, quindi il campione regionale all'altezza della situazione. L'amministrazione comunale presente, rappresentata dal sindaco Daniela Ballico. Questo è un esordio, è la prima manifestazione sportiva di Ciampina alla quale partecipo, è un grande onore, per noi queste sono grandi occasioni per ritrovarci, lo sport è una di quelle attività importantissime per fare squadra e per dare comunque sia alla città anche il lustro che merita. È arrivato al 10° anno questo Memorial, una manifestazione che coltiva sempre di più le sue tradizioni e si rafforza sempre di più. Sì, assolutamente sì, quest'anno abbiamo anche la gara regionale del Lazio, quindi premieremo anche il ragazzo juniores che ha vinto, quindi sì, è un memorial importante. Purtroppo oggi mi consta ricordare che abbiamo programmato 3 giorni di lutto cittadino, insomma, per il sindaco e per il delegato cittadino di Rocca di Papa, ma comunque con tanto rispetto abbiamo fatto un minuto di silenzio all'inizio, anche adesso la premiazione, insomma, verranno ricordati i nostri cari scomparsi, e quindi però la gara, insomma, era una cosa doverosa portarla a termine. Posso mancare perché con Ennio Berardi direi che oggi c'è questo ricordo della sua amatissima moglie, il Memorial Luciana Cingolani, non posso mancare perché abbiamo corso insieme d'esordiente, ci conosciamo dal 1960
il grande ciclismo, all'epoca il ciclismo era il secondo sport in Italia, quindi popolarissimo, correvamo con una società gloriosa, la AS Roma di Pietro Iappini. Ebbene, non ci siamo più lasciati da quel giorno, quindi ogni volta che c'è questo ricordo, anzi esprimo tutta la mia solidarietà ad Ennio, la figlia Anna e il figlio Guido, perché veramente è una grandissima donna, l'ho conosciuta da piccolo e quindi ci siamo praticati durante tutti gli anni a casa sua, a casa mia, quindi conosco molto bene questa famiglia. Ci sa che è durata a lungo, poi lei chiaramente ha svolto una carriera importante. Sì, io ho avuto, mi ha portato tutto quello che ho fatto finora e ringrazio anche Auro Bulbarelli, nuovo direttore di Rai Sport, che mi ha dato l'onore di ritornare in Rai, anzi mi voleva per tutto il giro. Ci ho detto: Auro, purtroppo ho avuto dei problemi di salute, sbalzamenti di pressione, fino a poco tempo fa mi sono ripreso adesso fortunatamente, quindi sono pronto per il prossimo anno. Auro, un grandissimo direttore, una persona per bene, sono contentissimo della sua nomina come direttore di Rai Sport. Il comitato organizzatore dà appuntamento al prossimo anno per l'undicesima edizione del Memorial Luciana Cingolani. Ringrazia l'amministrazione comunale di Ciampino, le forze dell'ordine, tutti i volontari, gli sponsor che hanno permesso di vivere una grande giornata di ciclismo con i ragazzi della categoria Juniores.